Adesso si tratta di recuperare i danni commessi da questa amministrazione regionale nell'agricoltura, vicenda Xylella, ci sarà da impegnarsi molto, da investire, insomma ci vorrà tempo per recuperare i danni commessi. La sanità, dobbiamo avere una sanità più di prossimità, il modello è quello della Basilicata, dove c'è un governo a guida di Forza Italia, dove l'assessore alla sanità di Forza Italia, e dobbiamo creare lavoro, difendere il lavoro ai giovani, dare una prospettiva, lo si può fare soltanto se aiutiamo piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, agricoltori, liberi professionisti. E la strada tracciata da Antonio Tajani, che lo scorso mercoledì è stato a Bitonto e anche in tour nella provincia di Barletta, Andria, Trani, a sostegno dei candidati di Forza Italia per le prossime competizioni elettorali regionali. Simpatizzanti e sostenitori hanno riempito le piazze mantenendo il distanziamento sociale imposto dalle norme anticontagio. A Bitonto il candidato Domenico Damascelli, consigliere uscente della massima assise regionale, ha fatto il punto sulla sua attività. Abbiamo lavorato per 5 anni, ho incontrato tanta gente, ho ascoltato le esigenze del territorio e le ho trasformate in interrogazioni, leggi, audizioni e tante mozioni che ho portato in consiglio regionale ottenendone l'approvazione. Ho scritto leggi per l'agricoltura, per la sanità, per il welfare, per l'ambiente, ma anche esigenze strette della nostra comunità. Abbiamo stanziato fondi per riqualificare tante infrastrutture. Temi su cui insiste il consigliere per la sua campagna elettorale sono stati anche i suoi cavalli di battaglia per tutta la durata del mandato, l'agricoltura in primis e poi la sanità. Purtroppo sull'agricoltura Emiliano ha creato un grande disastro, fallendo appunto sul programma di sviluppo rurale. 1.600.000.000 di euro a disposizione degli agricoltori pugliesi ancora nei cassetti della Regione Puglia e che rischiano di tornare nei cassetti dell'Unione Europea, facendo fare una brutta figura alla nostra regione, ultima in Italia come capacità di spesa dei fondi europei in agricoltura. La sanità è un aspetto fondamentale che purtroppo ha visto continui tagli di reparti, di ospedali e della medicina del territorio, aumentando addirittura la spesa sanitaria. Ho fatto tanti sopralluoghi, ho incontrato tanti medici, ho spinto per la risoluzione di tante problematiche, in alcuni casi le abbiamo ottenute per il territorio, facendo riaprire i punti di primo intervento, cercando di mantenere i medici del 118 sull'ambulanza, ma le falle della gestione sanitaria di Emiliano sono così tante che purtroppo le inefficienze continuano ad esserci.